La gara online procede con la fase 2, Create and Submit. Durante questa fase i membri dei gruppi ricevono una mail d'invito per una web conference di Q&A con il committente. Una mail successiva comunica ai gruppi la deadline entro la quale caricare il template compilato per l'idea o il progetto proposto nella sezione Upload da sottoporre al committente. I gruppi che non caricano il documento entro la deadline sono esclusi. Successivamente la gara entra in fase 3, la prima selezione, denominata Cross Fingers, in cui il committente seleziona i gruppi ammessi alle fasi finali in Campus Party. I gruppi ricevono una mail di notifica, il biglietto gratuito per l'evento e procedono alla fase 4, Well Done, Keep Going, in cui lavorano per ottimizzare idee e progetti in vista dell'evento. I gruppi esclusi sono eliminati.